Salve, siamo in diretta dal quartier generale qui a Monte Leone di Fermo, Rebound Studio Crea, quartier generale della Rebound originale, Rebound Italia, Rebound Europe. Sono Cristiano Verducci, colui che, per chi non mi conosce, ha portato questa cultura dell'esercizio di rimbalzo sul rimbalzatore di qualità superiore garantito in Italia nel 2000, quindi oggi sono circa 20 anni di non solo portare in Italia e in Europa questa cultura, questa scienza dell'esercizio di rimbalzo appunto sul rimbalzatore professionale e altresì appunto l'attrezzo che occorre per questa, diciamo, disciplina, mi piace più chiamarlo movimento o comunque attività fisica per la salute, il benessere e anche quindi l'allenamento, ma non solo. Poi vedremo appunto in questi anni più in Italia siamo occupati di innanzitutto far conoscere che cosa è la scienza dell'esercizio di rimbalzo, ecco quindi HIRE, American Institute of Rheumatology. E quindi velocemente voglio farvi vedere dove tutto, almeno per me, è iniziato, prima ancora del pioniere, quindi americano, al capo del Rebound Exercise. Ho ricevuto questo libro da una mia cara amica naturopata che mi parlava appunto di questa attività in Italia, prima del 2000 questo. Questo libro appunto è di Samuel West, The Golden 7 Plus 1, dove quindi di un linfologista, quindi esperto del sistema linfatico, uno scienziato dell'Accademia Internazionale dei Linfologisti, che per primo inizia a descrivere scientificamente quali sono i benefici e i vantaggi di questa attività e la descrive da un punto di vista proprio medico, scientifico, soprattutto collegato quindi ai benefici e ai vantaggi per l'attivazione del sistema linfatico, infatti lo definisce lymphocytosis, cioè un esercizio quindi proprio linfatico straordinario, quindi una scoperta straordinaria in questo senso. Quindi tutto ha inizio ovviamente qui e negli stessi anni in America, quindi stiamo parlando di fine anni 70, e dove appunto insieme a Samuel West inizia la sua scoperta e carriera e anche ricerche, studi ed approfondimenti del appunto New Miracle of Rebound Exercise, scritto appunto a fine anni 80. Ah, stiamo parlando ovviamente di Al Carter, il pioniere americano dell'esercizio di rimbalzo, dove appunto tutto il resto poi la fonte originale di tutto questo che oggi poi si vede in tante altre svariate forme sia di attività che di attrezzatura. Per cui comunque, ecco, quindi fine anni 80, quindi dopo aver letto prima il libro di West, mi sono messo su internet, mi ricordo era quindi prima del 2000, avevo un computer portatile di prima generazione con difficoltà anche di connessione, mi ricordo, per cui andavo a collegarmi in Internet Point, dove appunto scaricavo queste pagine dopo aver trovato appunto la fonte di tutto questo, la sorgente, la fonte di tutto questo, che era appunto l'istituto americano definito dal Carter American Institute of Rheumatology, Rheumatology intesa come scienza appunto dell'esercizio di rimbalzo. Quindi da lì, ovviamente al di là di leggere, ho iniziato ad applicare, praticare diciamo questa disciplina, dopo aver chiesto dall'istituto tutto quello che era il materiale scientifico e non solo quindi dal punto di vista di documentazione e di ricerca e di studi e approfondimenti, ma soprattutto poi anche per quanto riguarda l'attrezzo, quindi ho chiesto quindi l'attrezzo originale che è arrivato per la prima volta qui in Italia, non era questo perché il coprimone non era questo, l'abbiamo messo poi noi, è una nostra nuova innovazione per quanto riguarda il rebound originale, in questo caso semipieghevole, per cui che parleremo magari dopo, e comunque con i nostri loghi, appunto, creiamo le Geoffrey Genetics. Dicevo, appunto, ho dovuto assolutamente entrare in pratica, venivo dal settore fitness, dalle scienze motorie, essendo laureato in educazione fisica,
e avendo iniziato la carriera nel settore fitness, quindi come insegnante, istruttore delle varie discipline di gruppo e anche come personal trainer, ma poi dopo anche come direttore, quindi tecnico, formatore e consulente del settore. Al di là di questo, per dirvi che nessuno mai prima, stiamo parlando degli anni 90, quando ho iniziato la mia carriera nel settore fitness, mi aveva mai parlato di un esercizio come questo, nonostante io mi aggiornavo quotidianamente con tante novità e discipline che arrivavano al settore fitness, ma nessuno mai mi aveva neanche minimamente accennato che esisteva un'attività fisica così straordinaria, con questi straordinari benefici che addirittura medici e ingegneri, insomma, tante persone importanti stavano iniziando a diffondere, quindi. Per cui l'idea semplicemente è stata data che in Italia non c'era negli anni 2000 circa, quando appunto stavo iniziando ad uscire dal settore, conclusa la mia carriera nel settore, le mie esperienze di formazione nel settore fitness ed entrando in quello olistico, ho iniziato a quindi avere tempo un attimo nell'anno sabbatico di iniziare a studiare bene e non solo studiare, ma applicare. Quindi, preso l'attrezzo originale, messo qui appunto in casa, sono proprio nella stessa stanza in cui 20 anni fa, mettendo i primi DVD, iniziavo proprio a praticare praticamente quindi questa attività sull'attrezzo ovviamente originale di qualità superiore, che appunto poi si chiama, tradotto in italiano, rimbalzatore e non mini trampolino, trampolino, tappeto elastico. Altri nomi. Quindi stiamo parlando del rimbalzatore, quindi rebounder in inglese, tradotto in italiano rimbalzatore. Rebound exercise, esercizio di rimbalzo e non salto. Come sapete in inglese salto in italiano, quindi salto in inglese jump. Per cui a tutti gli effetti io sto parlando dell'attività di rimbalzo. Partita inizialmente con la collaborazione tra West e Carter nella fine degli anni 70, inizi anni 80, quindi hanno scritto libri, hanno iniziato a diffondere e al Carter ha iniziato a produrre un attrezzo che fosse assolutamente dello stesso valore, possiamo dire, della qualità, dello stesso valore di questa scoperta. Per cui inizia ovviamente a produrre i primi modelli, perché Carter viene dal mondo invece del trampolino elastico, che a tutti gli effetti era già stava iniziando il suo percorso per diventare una disciplina olimpica della ginnastica. Quindi, essendo un trampolinista, iniziò a fare i primi studi per vedere i benefici, gli effetti, i vantaggi di questa attività, se si potevano applicare anche in un attrezzo più piccolo di un trampolino, ed ecco che nasce il primo rebounder, e quindi rebounding, attività di rimbalzo e non di salto, appunto. Per cui, sono per dirvi che in tutti questi anni di diffusione, iniziai ovviamente poi a certificarmi con l'Istituto Americano, uno dei primi in Italia a certificarmi con l'Istituto Americano appunto della scienza del rimbalzo di Al Carter, e poi a distribuire per la prima volta in Italia dal 2004-2005, quindi 15 anni, la distribuzione dell'attrezzo che serviva appunto per fare questa disciplina. Ma la mia intenzione iniziale appunto era quella di creare una cultura e non soltanto di portare un'attività e un attrezzo così in Italia, importante ovviamente, ma avendone colto da subito le potenzialità e il valore di tutto questo, la mia idea iniziale subito è stata quella di portare, quindi di creare, quindi non soltanto portare, ma creare una cultura nostra che oggi, a tutti gli effetti, dopo 20 anni, si può riconoscere ed ha un logo che appunto è il Rebound, marchio, logo registrato da noi, di mia proprietà, quindi in Italia e in Europa. Quindi a tutti gli effetti una nostra cultura ereditata, e posso perché dico ereditata, perché poi l'azienda americana in questi ultimi anni è stata venduta da Al Carter, e quindi a tutti gli effetti passato il testimone quindi Al Carter in Italia, a passare il testimone a Cristiano Verducci, appunto, dando l'unico certificato di Master Reboundologist, quindi l'unico esperto del rebound al mondo, avendo anche appunto anni per anni diffuso questa attività non solo nel settore fitness, come dicevo prima, dove ho elaborato un metodo, un programma specifico, un'applicazione specifica, un protocollo specifico per il fitness, da dove che era appunto, come dicevo prima, il settore, l'industria in cui
provenivo, ma ci siamo appunto impegnati tutti a far sì che l'attrezzo venisse applicato, quindi venisse proposto, fatto conoscere in tutte le varie possibili applicazioni, quindi non solo il fitness, che comunque è il contenitore delle attività fisiche, le palestre per capirci, ma non solo Pilates studio e quant'altro, ma anche settori come, innanzitutto dal 2005, quando iniziai proprio la diffusione, pensai subito prima al settore, quindi medico-scientifico, comunque della riabilitazione, perché appunto confrontandomi con esperti, tra cui appunto ho suscitato l'Isokinetic, un centro di eccellenza di riabilitazione mondiale, un centro FIFA, riconosciuto dalla FIFA, quindi che utilizzavano già un attrezzo simile, ma non era il rimbalzatore, il rebounder originale di qualità superiore, che poi hanno compreso ed hanno introdotto, ma utilizzavano quello che io poi ho chiamato bouncer in inglese, cioè comunque tappeto elastico propriocettivo, dove è un attrezzo che loro utilizzavano esclusivamente per esercizi propriocettivi, quindi non dinamici per capirci, non la camminata, corsa e quant'altro, ma semplicemente esercizi, quindi senza staccare i piedi, di propriocettività, che è anche una caratteristica importante anche del rimbalzatore, ma fondamentalmente, quindi, non conoscendo invece un attrezzo in dinamica, iniziavano comunque a utilizzare quello che è il bouncer, tappeto propriocettivo elastico, facendo dei mini protocolli, ma a tutti gli effetti poi entra in un centro di riabilitazione più importante in Italia e nel giro di pochissimo tempo si conquista appunto il protocollo standard all'interno, quindi tutti coloro che si riabilitano hanno un passaggio quasi obbligatorio nel rebound prima di ritornare appunto al suolo. Ma questo insomma è uno dei tanti, anche una delle tante conquiste e risultati incredibili ottenuti dal rebound originale, stiamo parlando ovviamente sempre, che è non solo l'attrezzo ma anche quindi tutto quello che è l'education, diciamo, quindi tutta questa scienza, tutte le nozioni, le conoscenze sia pratiche ma anche teoriche di quello che è la scienza appunto dell'esercizio di rimbalzo con il rimbalzatore, con un attrezzo di qualità superiore garantito, che poi andremo a vedere un po' nei dettagli. Un attimo, faccio un attimo di, come dire, apro una parentesi, perché da quest'altra parte invece vedete un attrezzo che può assomigliare perché ha un tappeto, ma a tutti gli effetti invece è arrivato dopo da un'azienda tedesca ed è il Bellicon. Faccio vedere entrambi perché, come vedete, questo è un attrezzo che ha un rimbalzatore di qualità superiore con le molle, ok, il migliore sul mercato, si può dire ancora ad oggi. Mentre questo, come vedete, invece delle molle ha degli elastici. E oggi faremo anche, diciamo, dirò la mia, in un certo senso, visto che ho diverse, molte richieste da tanti da tanto tempo, domande, chi mi scrive, chi mi chiama per sapere quali sono le differenze, non chiedono questo fondamentalmente, purtroppo, avendo generato nel corso del tempo copie e imitazioni di tutto questo, magari invece, quindi è diventata una giungla anche internet per sapere quali sono delle informazioni, diciamo, neutre, non di parte, per capirci, come potremmo essere noi, perché a tutti gli effetti io non sono l'azienda produttrice né del Rebound originale né del Bellicon, per cui a tutti gli effetti, come vi ho spiegato, nasco come assolutamente appassionato, vero appassionato e cultore di quella che è stata innanzitutto la scoperta scientifica, cioè quello che ha a tutti gli effetti declamato i benefici e vantaggi per il proprio organismo, per la propria salute, per il proprio benessere di questa attività fatta con degli attrezzi ovviamente idonei, ma comunque di qualità superiore, come vi ho detto, perché secondo me la qualità non è soltanto collegata all'attrezzo, ma anche al modo con cui si utilizza questo attrezzo. Quindi la qualità, il fattore qualità, quello che abbiamo chiamato il Q factor, cioè il fattore qualità, è strettamente collegato, inscindibile, da sia l'attrezzo che il modo, quindi l'attività con cui si fa questa disciplina. Per cui le due cose, quindi attrezzo e metodo, sono assolutamente, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il rebound originale, assolutamente la stessa cosa. Quindi
Detto questo, dicevo, faremo anche un piccolo, dirò un po' la mia, che l'ho già fatto attraverso il sito e quant'altro, perché siamo qua sempre a sperimentare ovviamente, per cui se poi qualcuno, mi gestisce la notizia, vuole dirci qualcosa, noi siamo qua a disposizione, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre, credo, con onestà intellettuale e qualità appunto professionale, a tutti gli effetti, come vi dicevo, l'unico riconosciuto esperto in Italia dallo stesso pioniere americano, dopo anni di meritati, immagino, di diffusione, come vi dicevo prima, in ambiti applicativi, non solo fitness, non solo, come vi ho spiegato, riabilitazione. Nel corso del tempo, avendo aperto un e-commerce, quindi venduto per la prima volta in Italia l'attrezzo, distribuito in esclusiva l'attrezzo originale, migliaia di persone hanno acquistato, quindi l'hanno preso per casa, quindi lo stanno utilizzando in casa, in questo particolare oggi momento che sta andando molto tutta quella che è l'attività in casa, a maggior ragione noi l'abbiamo sempre fatto, abbiamo migliaia e migliaia di persone che invece hanno acquistato in casa ed hanno avuto il nostro DVD in italiano, perché per la prima volta ho dovuto produrre anche un DVD in italiano che spiegava come utilizzare un attrezzo del genere, quindi indipendentemente da quello che erano appunto le indicazioni dell'American Institute of Odontology, quindi l'azienda americana che produce l'attrezzo e distribuiva appunto in tutto il mondo. Per cui, detto questo, dicevo, è molto importante oggi, quindi capisco che c'è tanta confusione, tante informazioni e quindi tante informazioni, forse anche disinformazione, perché in Italia avendo fatto poi dall'inizio tanta diffusione in tanti ambiti, abbiamo fatto tante fiere, cioè non solo quelle del benessere, ma anche collegate al coaching, collegate alle discipline, come dire, bionaturali, in ambito scolastico, in ambito, sono stati dei laureati che hanno fatto delle tesi, addirittura nelle scienze motorie per quanto riguarda questa attività, insomma, come dicevo prima, migliaia di famiglie, di persone che l'hanno acquistato in casa, non solo in Italia, ma anche in Europa, per cui a tutti gli effetti, oggi quello che si chiama Jump for Joy Network, un ulteriore altro segno nostro distintivo, al di là di Creamore, che è l'azienda con cui è iniziato la distribuzione dell'attrezzo e la diffusione, come dicevo prima, di tutto quello che è la parte scientifica collegata, e Jump for Joy Network, ne voglio parlare un attimo, perché a tutti gli effetti è questo che si è creato in Italia nel giro di quasi 20 anni, cioè inizialmente io da solo, poi iniziando a fare formazioni, quindi insegnanti nei vari ambiti che si sono specializzati nel corso del tempo, quindi diventate a tutti gli effetti degli esperti oggi, che sono in giro in tutta Italia, dal sud al nord e anche in Europa. Abbiamo avuto persone che sono venute dall'estero ad imparare qui in Italia ed apprendere da noi tutta questa, insomma, questo know-how, possiamo chiamarlo, questo valore che si chiama Jump for Joy Network. Perché l'ho chiamato Jump for Joy Network? Che cosa c'entra Jump se fino adesso vi ho parlato di rimbalzare? Beh, è il network tradotto in italiano che salta di gioia, quindi mi piaceva che questo network tutto insieme avere questa immagine di persone che saltano di gioia, che esprimono questa emozione così forte interna attraverso il salto, no? Che è l'espressione massima dal punto di vista del movimento, e quindi l'abbiamo sempre fatto anche da bambini, i bambini lo fanno naturalmente, ma poi si fanno anche gli adulti, lo fanno quando devono esultare, quindi questa gioia immensa dentro che si esprime attraverso il movimento, attraverso un salto, semplicemente. Quindi saltare di gioia si dice, è una frase che si dice spesso in tutto il mondo, credo, per cui mi piaceva, quindi tradotta era Jump for Joy Network, quindi il network che salta di gioia, ma non c'entra saltare sull'attrezzo. Sull'attrezzo invece rebound, si rimbalza, l'abbiamo sempre specificato, e non si salta, per cui rimbalzi per la salute, rimbalzi aerobici, di rafforzamento, da seduti, insomma, quello che è il rimbalzo, la scienza del rimbalzo rimane tradotto in italiano rebound, e quindi l'attrezzo rebounder, rimbalzatore, se dobbiamo tradurlo in italiano, mi raccomando, rimbalzatore, ecco perché poi dopo quando si va su internet, su Google a cercare, non si riesce ad andare, non si trovano le informazioni o chi appunto non si arriva a noi, perché se su Google si scrive mini trampolino, trampolino, quindi chi ha generato tutto questo caos l'ha fatto magari, non so se l'ha fatto anche intenzionalmente, immagino sicuramente di sì, però, per cui voglio dire questo, non è neanche parlarne, ma semplicemente ovviamente siamo stati i primi a tradurre delle informazioni, abbiamo una rassegna stampa, i giornalisti che hanno sempre scritto, ci hanno sempre contattato, per cui siamo stati i primi veramente a creare questa cultura e a dare queste informazioni che servono appunto per creare una cultura, ma non solo, quindi attraverso internet,
ma praticamente proprio sono partito e andato in tutta Italia a formare insegnanti che poi in tutti i vari, nelle varie aree hanno altrettanto diffuso tutte queste informazioni attraverso la formazione con me. Per cui ad oggi cosa dire? Poi mi chiamate, mi dite: Cristiano, mi fido di te, vedo quello che hai scritto perché in tutti gli effetti cerco un esperto onesto che mi sa dare informazioni indipendentemente dalle aziende che producono l'attrezzo, e questo lo assolutamente lo capisco. A tutti gli effetti oggi, come sapete, non distribuiamo più l'attrezzo originale perché stiamo andando in una direzione propria, indipendente. Significa semplicemente, al di là che forniamo ovviamente pezzi di ricambio a chi li utilizza ancora nel network, come spiegavo prima, ma stiamo pensando, anzi stiamo già molto completamente andando nella direzione di creare con degli ingegneri qui in Europa un attrezzo di qualità superiore, rimbalzo di qualità superiore per la future generazione, quindi per il prossimo millennio. Quindi significa a tutti gli effetti un progetto importante che si unisce a quella che, come vi ho già spiegato, la nostra unicità data dal network, che è riuscita veramente ad applicare questa attività in tante forme, in tante applicazioni, con tanti protocolli unici nel settore, ecco, mi va a dirlo, anche terapeutico, per la prima volta al mondo. Quindi nessuno, neanche gli americani, nessun altro al mondo ha dei protocolli specifici nel settore terapeutico. Sto parlando quindi di patologie, quindi non solo riabilitativo ma anche terapeutico, e quindi questi sono tutti gli effetti, risultati ottenibili quando c'è, come dicevo, il fattore Q, qualità data dall'attrezzo e da un esperto che realmente sa applicare questa, sa somministrare, mi piace a questo punto usare più il termine, somministrare questa attività appunto ai vari soggetti. Quindi non si può dare delle indicazioni generali, ma questo l'abbiamo sempre detto, perché ogni cosa dovrebbe essere sempre personalizzata, quindi somministrata individualmente, e quindi a tutti gli effetti Jump for Joy Network oggi è tutto questo. Quindi oltre quindi aver ereditato 40 anni di storia americana e insomma collegato al suo pioniere, che ringraziamo ovviamente sempre, e American History Rolando oggi, ma a tutti gli effetti oggi possiamo parlare di Jump for Joy Network, Crea Amore, che ha come mission quella proprio di sempre diffondere solo ed esclusivamente questo esercizio da più di 20 anni, e così sarà per il futuro fino a quando si scoprirà qualche cosa di meglio, perché a tutti gli effetti noi ritengo, io personalmente ritengo, che questa sia l'attività fisica migliore, più efficace per tutti in assoluto, e senza nessuna controindicazione se si utilizza l'attrezzo originale e i nostri metodi. Questo per dirvi che comunque poi nella scena, nel corso del tempo, inizia ad arrivare ovviamente anche delle proposte interessanti, delle variabili interessanti, e in Germania appunto arriva la prima volta un attrezzo invece non con le molle ma con l'elastico, che io ovviamente ho iniziato già da quei tempi a prendere, come vedete questo è il bello convenzionale, e credo che sia il modello migliore ovviamente in acciaio, con una giusta larga base, più grande ovviamente, non di molto, del 100 cm del rebound originale, sempre mat, permatron mat, ma appunto invece delle molle, come vedete qua, ha gli elastici. La domanda appunto era già da tempo: qual è il migliore? Io non voglio entrare nella domanda e rispondere alla domanda qual è il migliore. Il migliore non significa niente, il concetto è cosa, a chi lo utilizza, a cosa serve, qual è l'utilizzo principale, qual è, quindi ecco, ritorniamo al discorso più importante, l'attività che si fa sull'attrezzo. Cosa vuoi fare? Cosa sai di questa cosa e che cosa ne vuoi fare di questa attività? E quindi ritorniamo sempre a monte, cioè l'importanza di diffondere prima non l'attrezzo ma la scienza che è dietro a questa attività, sapere esattamente cosa serve e come si può somministrare, fino a creare dei protocolli appunto individuali, addirittura nel settore non solo salute, benessere, allenamento, quindi non ho parlato di sport, ma abbiamo anche lì dei protocolli per gli sportivi, per gli atleti, di performance, di miglioramento di performance, ma soprattutto anche di prevenzione degli infortuni. Insomma, siamo entrati anche nel settore sportivo dopo quello riabilitativo, come dicevo, terapeutico, l'ho già spiegato, in tante case, e quindi la maggior parte delle persone lo utilizzano in famiglia, ovviamente a scopo allenamento inteso dal punto di vista della salute e del benessere, della forma fisica, del fitness, ma non assolutamente in casa, insomma, abbiamo anche atleti che lo utilizzano per il miglioramento del performance, ma poi dopo lì ci sono degli esperti specialisti che sanno somministrare, dicevo prima, ed applicare esattamente
questa attività, quindi che è un rimbalzo, e il rimbalzo è una vibrazione ben specifica, per cui in un attrezzo con le molle abbiamo un certo tipo di esperienza di rimbalzo, di risposta vibratoria. Ovviamente con l'elastico, entriamo nei dettagli, ne abbiamo un'altra, quindi non è questione di migliore o peggiore. Ecco, io utilizzo entrambi, come vedete, ed è importante dare certe informazioni che forse neanche le aziende, diciamo, produttrici da noi lo possiamo fare, essendo semplicemente degli esperti specialisti di questa attività. E come dire, faccio l'esempio sempre del pilota di Formula 1, che è un gran pilota di Formula 1, no? E ovviamente poi può utilizzare macchine diverse, Ferrari o quant'altro, per cui il concetto è, non è questione di meglio o peggio, è questione di esattamente che performance, che cosa è richiesto da chi deve fare, chi si approccia a questa disciplina, chi vuole andare oltre, che già ha sperimentato altro, e quindi ovviamente cerco un esperto, ma onesto è un esperto veramente, che riesce a dare delle informazioni corrette e personalizzate. Questo oggi è, credo, il punto cruciale dove siamo arrivati, ecco perché mi state ancora chiamando, nonostante noi adesso non distribuiamo l'attrezzo, ma appunto vi fidate e chiedete, mi chiedete, quindi ho fatto apposta questo video, questo è lo scopo di questo video, per dare tutti gli effetti, nonostante l'abbiamo già scritto nel nostro sito, vi ricordo il blog reboundoriginale.wordpress.com, lì trovate tante informazioni specifiche, poi ancora di più di quelle che posso darvi adesso, e poi creamore.it, che è comunque sempre il nostro sito ufficiale, nonché tutti i vari social, appunto network, tra cui dove stiamo trasmettendo Rebound Air, Rebound Air, già spiegato, sigla di American Institute of Reboundology, di quale oggi siamo, no, diciamo, gli eredi in questo senso, quindi Rebound Air qui su Facebook, ma anche il gruppo John for Joy Network privato, e insomma ed altre pagine dove sicuramente con il marchio Rebound, che non si può copiare, almeno quello essendo registrato, ci trovate. Ma mi raccomando, su Google è importante andare a trovare la terminologia giusta, quindi la terminologia ti porta a una fonte, fonte originale, di chi ha originato appunto tutto questo, quindi stiamo parlando di più di 40 anni, di più di 20 di storia e di importanti risultati ottenuti qui in Italia con il Creando Region for Joy Network, per cui stavo parlando un attimo del Belgium per dirvi che ha un'altra risposta vibratoria, per cui, ma anche caratteristiche importanti, essendo molto più grande si riesce a fare anche degli esercizi magari di stretching e di altre tipologie, ovviamente rimbalzi di rafforzamento, staccando di più i piedi e avendo, diciamo, sicuramente un assorbimento maggiore di tutte quelle che sono le possibili contrazioni che il corpo può ricevere quando si fa questa attività. Insomma, adesso non voglio andare troppo nei dettagli per dirvi che dovete contattare un esperto che vi poi spiega bene e vi soprattutto dà indicazioni e informazioni utili veramente ed efficaci per non farvi perdere nella giungla oggi di tutte le informazioni riguardo a questo, attrezzi e disciplina collegata a questo. Quindi noi siamo qua, come sempre, più di 20 anni a fare tutto questo, e ancora oggi si chiamate, ovviamente scrivete, sicuramente c'è un motivo, quindi io vi ringrazio ovviamente di tutto questo, e cosa dirvi, quindi contattateci, questo video adesso lo facciamo un po' girare anche su YouTube, così sapete come contattarci e come possiamo quindi darvi la nostra esperienza di più di, a questo punto aggiungiamo, più di 40 anni, aggiungendo quelle di 20 italiane, europee, quelle americane che abbiamo ereditato, per cui noi siamo qua, continueremo a essere qua, per cui chi vuole contattarci, insomma chi vuole contattarmi può parlare direttamente con me ed avere quindi poi le sue informazioni utili, sicuramente neutre, significa non di parte, riguardo all'acquisto di un attrezzo così, che oggi è molto richiesto, quindi immagino a casa, avendo essendo stati costretti quindi non poter andare nelle varie nei vari centri per farlo, ma io vi ricordo sempre che prima o poi arriveranno i nostri centri, per cui siamo contenti di andare a vedere Jump for Joy Network, quindi una rete di centri in tutta Italia, che palestre o quant'altro, Pilates Studios, insomma specialistiche, Rebound Studio come dicevo qui, nel nostro quartier generale, tutti gli effetti per venire a praticare, stare una settimana, stare dei giorni insieme veramente insieme a me.
insieme a degli esperti, entrare ancora più dentro quindi questa disciplina, questo mondo, potremmo chiamarlo. Per cui io vi ringrazio ancora, vi saluto, vi abbraccio insieme ai Rebounder. Che cosa dirvi di altro? Il nostro slogan, allenati ad essere felice, che è sempre quello, perché appunto questa disciplina ci allena, nel senso ci dà veramente tantissimi benefici, vantaggi straordinari a tutti gli effetti, oggi conclamata e finalmente arrivata in classifica nei primi posti dell'attività fisica prioritaria, principale, e tanto e molto di più, posso assolutamente dire. E cos'altro? Quindi attività fisica per il sistema linfatico, quindi per la salute e per il benessere, assolutamente prima, insieme al respiro, mi va di dirlo perché è l'altro aspetto che Creamore ha iniziato a diffondere, tanto quanto questa attività di rimbalzo, come proprio anche questa attività fisica primaria, principale, movimento potremmo dire, quindi respiro e rimbalzo, le nostre specialità, le nostre passioni, il nostro veramente amore per quelle che sono queste straordinarie scoperte che assolutamente tutti possono praticare, tutti possono beneficiarne, e noi insomma siamo contenti che si inizia piano piano a conoscere di più e a praticare di più, e quindi noi saremo qua ancora comunque a diffondere, perché l'attività di divulgazione non deve mai smettere. Grazie ancora, e che dirvi, a questo punto quasi siamo vicini alle feste di Natale, quindi al Natale 2020, per noi 20 anni di attività straordinaria, quindi lo voglio celebrare insieme. Quindi buon Natale, un felice anno nuovo da Cristiano Verducci, dalla Rebound, da Creamore e da Jump for Joy Network. Tantissimi auguri di Natale e un felice anno nuovo.